Eccoci a una nuova puntata di Chrome DevTools in Azione. Io sono Alberto Congiu e l'ultima volta abbiamo visto come debuggare da remoto un'applicazione che gira su un dispositivo Android e come vedere quali sono gli event listener collegati a un elemento HTML. In questa puntata invece vedremo due altri pannelli dei Chrome DevTools che sono rispettivamente il pannello Network, nel quale possiamo vedere le richieste HTTP che vengono effettuate, e il pannello Timeline, in cui in particolare in questa puntata vedremo come analizzare i cali di frame rate e le performance di rendering di una pagina web. Ok, vediamo quindi qual è la prossima richiesta del boss. Ci dice: "Ciao Alberto, il pop-up about non funziona, cosa c'è che non va?" Quindi, per far apparire il pop-up about, dobbiamo cliccare sulla rispettiva opzione nel menu e questo è quello che c'è scritto. Questo è un gioco in cui lanci degli shuriken. Errore prendendo il numero delle visite. Cerchiamo di capire quindi cosa è che causa questo errore. Per fare questo, prendiamo la lente di ingrandimento qua e selezioniamo About dal menu. Così lo abbiamo evidenziato nel pannello degli elementi e da qui possiamo andare a vedere sui listener. Abbiamo il listener per l'azione di click con il mouse e qui il rispettivo codice è la funzione che viene eseguita, che è questa show about pop-up. A sua volta questa funzione chiama la funzione doPostTo con questi parametri. Andiamo velocemente a vedere che cosa sono e che cosa fa. I parametri sono un URL, dei dati di post e una callback. La funzione esegue una chiamata AJAX a questo URL con questi parametri e quando è stata eseguita verrà chiamata questa callback con i dati di risposta che avremo ricevuto. Quindi tornando a show about pop-up, la funzione di callback che viene eseguita è questa parse XML stuff and show alert che esegue queste operazioni. Prende i dati in ingresso e va a controllare che il primo carattere sia un simbolo di minore. Se non lo è, lancia un errore, altrimenti parsa l'XML e poi mostra un alert. Ora, noi possiamo analizzare i dati che abbiamo ricevuto in ingresso in due modi. Uno è mettendo un breakpoint qua e andando a vedere che tipo di oggetto è questo. Un'alternativa è usare il pannello di rete. Infatti, se noi andiamo qua, vediamo che c'è questa richiesta che è stata fatta quando abbiamo cliccato sull'opzione About. Possiamo rivedere quando io clicco qua, ecco che appare di nuovo la richiesta qua nel pannello Network. Qua, se la selezioniamo, possiamo vedere che abbiamo tutte le informazioni sugli header della richiesta e della risposta e una preview della risposta che abbiamo ricevuto. In questo caso possiamo vedere che riceviamo invece che un XML come risposta questi dati qua, in cui ci dice che questa API è stata deprecata, che dobbiamo invece usare il JSON. Ok, magari l'avremmo potuto sapere in un modo più carino, ma almeno abbiamo scoperto qual è il problema. Quindi proviamo a risolverlo. Per fortuna io avevo già preparato la funzione che è parsa un JSON e quindi andiamo a chiamare questa invece che la funzione che è parsa un XML. Anche l'API cambia. Chiamiamo JSON invece che XML. Salviamo. Riavviamo la pagina, clicchiamo sul pulsante About ed ecco che adesso è apparso il numero delle visite di questa pagina. Possiamo andare a vedere il pannello Network e qua vediamo che abbiamo la richiesta che abbiamo fatto. Possiamo vedere, eccola qua. Se ci clicchiamo, possiamo vedere la stessa cosa. Tutti gli header qua. E qua una preview della risposta con il nostro JSON. Nella scorsa puntata il boss ci aveva chiesto di modificare il comportamento di questo pulsante e di fare in modo che quando ci cliccavamo sopra venissero caricati nella cintura 100 shuriken invece che uno solo. Però ovviamente i problemi non sono finiti qui. Ci dice: "Ciao Alberto, gli shuriken sono lenti, non uccidono, rendili veloci." Ok, proviamo un po' noi.
Mettiamo 200 shuriken nella cintura e lanciamoli. Ed effettivamente sono, come dire, un po' lenti. Torniamo indietro. Qua possiamo vedere che Chrome non è abbastanza veloce da ridisegnare in maniera efficiente tutti questi elementi. Per cercare di capire qual è il problema, utilizziamo la schermata della timeline. Qui possiamo vedere tutti gli eventi che accadono durante l'esecuzione della pagina, frame dopo frame. Qua, se ora aggiorno la pagina, appaiono tante barrette colorate di lunghezza diversa, il cui colore può essere spiegato qui. Le barrette blu sono eventi di loading, quelle gialle di scripting, viola rendering e verdi painting. Inoltre qua abbiamo delle barrette verticali, che sono rispettivamente l'evento di DOM Content Load, l'evento di load. Nel nostro caso però ci interessa questa parte qui, quella su frame. Quindi aggiungiamo gli shuriken, facciamo partire una registrazione e lanciamoli. Qua possiamo vedere che il grafico si popola di tante barrette colorate. Prendiamo la registrazione e andiamo a vedere di cosa si tratta. Qua abbiamo una linea orizzontale che rappresenta i 30 frame al secondo. Qua abbiamo tante barrette verticali che rappresentano l'esecuzione di ogni singolo frame. Quelli che vanno oltre la linea dei 30 frame al secondo vuol dire che stanno sforando e quindi non riusciamo ad andare a 30 frame al secondo, ma sarà sicuramente di meno. Possiamo cliccare qua e selezionare quest'area e possiamo analizzarla qua sotto nel diagramma cascata, dove vediamo che ci sono diverse linee orizzontali viola che sono molto più grandi di tutte le altre. Qua vediamo anche il codice che viene seguito, in questo caso è di tipo di ricalcolo dello stile. Se ci clicchiamo sopra, ci porta alla funzione che è questa qua, la funzione animate, che viene chiamata in continuazione tramite un set timeout. L'operazione che viene eseguita e che causa il problema è questa qua. Noi, per spostare lo shuriken e quindi per animarlo, gli stiamo modificando la proprietà left, la proprietà CSS left, il che è molto inefficiente perché non stiamo sfruttando l'accelerazione hardware. Possiamo provare a risolvere utilizzando invece le proprietà CSS3, transform e transition. Piccola parentesi, sempre meglio utilizzare una classe CSS invece che andare a modificarlo tramite JavaScript. In questo caso si tratta soltanto di un esempio. Proviamo quindi a utilizzare questo nuovo codice, commentiamo questo e questo, non c'è più bisogno dell'animazione perché ci penserà la proprietà CSS3. Salvo, riavvio la pagina, vado nella schermata timeline, qua cancello questo qua che non mi serve più, carico 200 shuriken, facciamo partire una registrazione e li lanciamo. Qua vediamo che già sono molto più lenti e qua possiamo vedere che tutte le barrette adesso sono sempre un po' lunghe perché comunque c'è del lavoro da fare per disegnarle, però sono quasi tutte, tranne queste iniziali, sotto la linea dei 30 frame al secondo. Quindi così siamo riusciti a migliorare un po' le performance di rendering della nostra applicazione. Grazie per l'attenzione. Nella prossima puntata parleremo di... Ah, sì, problemi di memoria.